Ci si appresta, cari telespettatori, in Irpinia a celebrare i 200 anni della nascita di Pasquale Sanislao Manci, nostro conterraneo nato a Castelbaronia, giurista, uomo politico, uomo giurista soprattutto di fama internazionale ma un uomo politico anche estremamente importante. Non vi anticipo niente, ne parliamo con Salvatore Salvatore, che voi lo conoscete come poeta, ma come amante soprattutto dei fatti della storia della baronia. Ed è stato per tanti anni il direttore della rivista Vicum, che è proprio un'affiliazione, diciamo, che si ricollega a Pasquale Stanislao Mancini, di cui portava il nome. Allora, andiamo subito nel merito. Era nobile Pasquale Stanislao Mancini. No, proprio nobile non era. Lui veniva da una famiglia di proprietari terrieri, i mancini di Castelbaronia erano ri ricchi ma avevano terre, avevano però all'interno della loro famiglia c'erano anche molte menti, molte erano st studiavano infatti i primi eh, elementi dello studio mancini li ha ricevuto proprio dalla madre Maria Grazia Riola che credo fosse in Montefuscana. Dove studiò? Mancini fino a 6 anni stette a casa e dalla madre imparò l'italiano, imparò il latino e, e ebbe anche lezioni dal papà che era un latinista, ah. imparò a tradurre il De Bello Gallico di Giulio Cesare e anche gli Annales di Tacito. Mm. Però poi la madre quando si rese conto che il figlio aveva bisogno di altro per studiare venne qui ad Ariano. Dopo, nel dopo Ariano Napoli. Nel seminario di Ariano Ispina, dove ebbe come grande maestro eh, Nicola Boscero, che era poeta, era anche teologo, era flumerese, quindi la sua formazione ha avuto le origini proprio in questa terra, tra Castelbaronie che ha dato i Natali, Nicola Boscero che gli ha dato elementi di, di studio e la, il seminario di Ariano. E Sul seminario Mancini si cimentò a scrivere le prime sue composizioni poetiche, così si può Senti, dire, sapere, parlando delle pulci. si, si sposò a 23 anni, sì, padre, sì, giù. sì, 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 sì. Ebbe Mancini a Napoli. Quanti figli ebbe? Eh, ne ebbe parecchi, ne ebbe spetti eh, ne ebbe parecchi, <ride> anche, anche tanti. Eh, era prolifico Mancini, ma. Anche la moglie ovviamente lo assecondò perché lui la conobbe quando insieme stavano nelle ore solitarie quel giornale che lui stesso aveva fondato insieme ad altri. E quindi <coughs> i genitori non volevano che Mancini sposasse <coughs> la Oliva, però lui fortemente volle sposarsi, infatti la sua vita coniugale crede che fosse stata abbastanza buona, considerato quanti figli ha fatto. Senti, quando entrò in politica? Dunque Mancini divenne importante politicamente nel 1848, perché lui a Napoli, quando si trasferì a Napoli a 20 anni, già era capace di dimostrare nel foro che aveva gli attributi per combattere con tutti. Fece parte del Parlamento napoletano. Quando in Sicilia scoppiarono i primi moti rivoluzionari contro i Borboni, il re Ferdinando cominciò ad avere paura e spinto, da aver, II. spinto da, da, dal Parlamento concesse la Costituzione, ma credo che già avesse nell'animo che una volta sedati i, come dire, i moti siciliani l'avrebbe revocata. Lo Statuto. Lo statuto. E Mancini, poi ci fu il 48, ma il popolo si sollevò anche a Napoli, e Mancini scrisse la petizione a nome del popolo e firmata da tutti i deputati del... 54 deputati. Il, il problema fu questo, che il Parlamento fu sciolto, una volta e poi una seconda volta, ma Mancini rimase fermo a difendere tutti i diritti dei parlamentari, ma anche del popolo. E questo irritò in maniera particolare Ferdinando II. E contro Mancini fu, come dire, spiccato un mandato di cattura. Questo ovviamente lo costrinse a scappare e fu accolto a Torino. Da questo momento diventa l'uomo cardine della politica... Dunque, diciamo subito, aggiungiamo all'integrazione di quello che tu già <coughs> hai detto e delineato. Io ho letto il documento che lui fece firmare ai 54 e ci sono espressioni bellissime, il, il sacro mandato, la sì. missione, la patria, insomma, certo, lui... tracciava mm. le veste lui era un forte liberale, si era formato con altri liberali e quindi credeva, ma oltre ad essere liberale, credeva fortemente nell'essere umano, nell'uomo e quindi lui si ergeva a difesa e questo ovviamente lo portò a pensare che l'essere umano dovesse essere protetto, comunque difeso e si prodigò moltissimo in questo senso. Eh, ovviamente poi tutto questo lo portò ad elaborare delle, delle idee che portarono, si sa, all'abolizione. Quando lui andò a Torino, cioè profugo, fu accolto lei. in maniera particolare dai regnanti, dai Savoia e eh, fu immediatamente per lui fu aperta una, una cattedra all'università, la, prima... la prima cattedra dei diritti internazionali. Beh, e infatti Mancini è, si può de definire in qualche modo il fondatore di questa, del diritto internazionale, perché i suoi discorsi fecero subito proseliti e vennero ripresi sia in Francia sia in Belgio e quindi cominciò a parlarsi in questo modo. E nel 1851 pronunciò la famosa prolusione all'università. Sul diritto delle. Sul gente. diritto delle gente, sì. Infatti proprio la concezione della libertà individuale, della libertà in generale, ogni popolo ha il diritto di autodeterminarsi come meglio crede e questo ovviamente urtava fortemente con quello che all'epoca era l'ambiente, c'erano tutti i regnanti che in qualche modo tenevano sotto il popolo. E Urtò fortemente. Certamente, certamente diciamo però l'impiemonte certo. fu, come dire, apprezzato e questo diede il via a, a, al suo successo internazionale. I critici dicono tutti che praticamente questo discorso, questa prolusione accademica, allora si tenevano certo. le prolusioni accademiche. adesso... <coughs> all'università la produzione accademica non ce stanno più adesso Te la scopri, <ride> fanno altre cose sui sì, muri sì, sì, e via, sì. via tutti sono concordi nel dire che questo discorso fu la base diciamo, giuridica e politica certamente, del risorgimento certamente, italiano certamente. Sicuramente ecco fu così. La grandezza di. Ebbè, e, beh, e oggi, oggi si vedono anche i frutti e si, si si realizza praticamente quello che aveva immaginato Mancini. Beh. Questa, in questo consiste anche la grandezza, anche l'intuizione, prima di ogni altro. La cosa che vorrei con te sottolineare è il fatto che Mancini pone l'accento sul principio della nazione, sì, il nazionalismo, sì, sì, sì. nasce con lui. Certo. La nazione non è qualcosa di originario, di, ma e non è contrattualistica nemmeno. nemmeno non nasce La nazione fatto. è il popolo, uno d'arma, di lingue d'altare, di memoria, di sangue, di corpo, l'aveva detto Manzucchi è quella la nazione, poi lo Stato è un'altra cosa, lo Stato è, è il confine, è, è la parte, come dire, le montagne, ma lo la nazione... Lo Stato deve riempire la nazione, certo. altrimenti dice, oh mancini, la nazione è qualcosa di inerte, certo. di morte. Certo. insignificante, certo. le legge e le legislazioni spettano allo Stato. Certo. E qui incrociamo l'altro aspetto, <coughs> l'aspetto diciamo, politico, partitico addirittura. Diventa ministro, sì. con chi diventa ministro? Prima con Rattazzo, sì, con Rattazzo. poi con De Prezzi, Sì, Lui quindi... ha coperto vari, vari ministeri, quello che lo degradò un po' fu quello delle, degli esteri, sì. perché commise forse l'errore di fare la spedizione in Africa e quindi gli diede un poco di... invece è stato anche ministro della pubblica istruzione per qualche tempo, quindi sono, sono ministeri. Lui eh, la, sua, dire, eh, la sua notorietà è più dal lato giuridico, eh, filosofico, del della filosofia del diritto, come fatto politico, anzi credo che l'errore che commise, se fu un errore, io non lo so. Di eh, come dire, requisire i beni alla Chiesa <ride> ha messo su Mancini un velo particolare che non l'ha mai fatto emergere per tutto il valore che ha okay. perché si è trovato contro eh, la Chiesa e questo non è facile per una persona quando viene oscurato. Dunque, fu tre volte ministro. Allora, con Rattazzi andò alla pubblica istruzione però brevissimo non fece niente no, fu, diciamo brevi. fu brevissimo il periodo no, quindi no. non riuscì non neanche con... a entrare nell'idea di ministro no, della pubblica istruzione mia... ministro poi di grazia e giustizia e vabbè. il primo governo dei predici e qui già è diverso perché qui è la materia sua e quindi riuscì anche ad incidere perché eh, era il periodo in cui bisognava riscrivere totalmente, fare l'Italia unita, perché se era unita fisicamente, ma né eh, economicamente, né non era unita, e specialmente giuridicamente, ogni, ogni, ogni staterello italiano teneva la sua giurisdizione, teneva il suo modo di amministrare la giustizia. E questo fu un compito arduo, ma Mancini riuscì in qualche modo, come dire, ricevendo anche... Eh, il sostegno di Cavour, ricevendo il sostegno della corona, di modo che riuscì a, a tirar fuori una linea sulla quale poi nascerà lo Stato italiano. Anzi, la pena di morte. La pena di morte. Lui nelle lettere a Terenzio Mamiani, dove si parlava di filosofia del diritto, immediatamente individuò che risolvere la pena con la, 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 la morte, con la pena capitale, risolvere, eh, voglio dire... L'assegnazione di una pena con la morte non risolveva alcun problema, anzi, non dava insegnamento agli altri di come comportarsi. E allora si batté fortemente affinché il reo, chi aveva commesso per riparare, dovesse maturare, dovesse lui stesso in qualche modo come dire, ripensare a quello che aveva fatto e dare modo alla comunità di. A prendere da quell'esperienza e quindi era fortemente contro la pena di morte io vi dico un, un aneddoto che ho raccolto in castelbaronia da alcuni vecchietti che se l'hanno tramandato davanti al palazzo mancini si abbracciarono e saltarono in alto nel momento in cui arrivò la notizia con un corriere ovviamente che era stata abolita la pena di morte quindi c'era questa attesa anche nella famiglia, anche sapevano che era arduo, sapevano il suo impegno e quindi festeggiarono okay. perché aveva fatto una cosa di grande richiamo. Ah, bene. Senti un'altra cosa: il terzo mandato è quello praticamente di ministro degli esteri. Sì. sì, E lui, diciamo, dà un'impronta molto forte. Lui è. L'uomo della triplice. Sì. Che cos'è la triplice? E eh vabbè, era un'alleanza di stati che <ride> tentavano in qualche modo di mettersi insieme per determinare anche l'Italia era ovviamente l'ultima arrivata, la meno forte e aveva necessità e interessi di stare insieme agli altri per tentare di cominciare a dire guardate, ci sono anch io, anche io, c'è anche l'Italia e quindi... Eh, si dovette in qualche modo rapportare agli altri per tentare di mettere in piedi una nazione che avesse il nervo giusto per, essere, per rappresentare. Per Quindi esempio. Italia, Germania e Austria. E, e Austria. Austria. Questa è la tribù. La quale salterà in aria eh, quando. Sì. Con la guerra mondiale. E' chiaro, la con la prima guerra mondiale si scompassò. Noi facciamo il cosiddetto Giro di Valze. Sì. Cioè, <ride> la prima cambiammo. guerra mondiale sconquassò tutto e quindi ormai cioè, ripetiamo la storia eh, continuamente. Ma ormai insomma. tutti i personaggi, anche Mancini, erano già passati in altre. Mm. Eh, però loro avevano provato in qualche modo a dare lustro. <coughs> Gli storici attribuiscono un'altra cosa a Mancini, cioè praticamente il propugnatore della politica coloniale dell'Italia. Eh sì. E questo probabilmente è stato un piccolo errore che poi si è perpetuato e è andato avanti e abbiamo visto che cosa combinarono poi durante il periodo fascista con la conquista delle nazioni africane con lo sfacelo che portò. Quindi diciamo, vedendo con l'ottica nostra, non bisogna eh, fare ovviamente. così in termini storici, certamente. diciamo che ci sono molte luci, ma ci sono anche, anche qualche ombra, nell'operato di Mancini. Che cosa resta di Mancini a Castelbarone? A Castelbaronia c'è una cosa buona, il, la, la, le amministrazioni comunali, le ultime amministrazioni comunali innanzitutto hanno recuperato la casa, l'hanno restaurata dopo il terremoto, sono riusciti a rimetterla su. Oggi in questo momento... Quindi c'è il Palazzo Mancini. Sì, Palazzo Mancini, adesso è integro, è ricostruito, riaggiustato, rimesso. Oggi ospita l'amministrazione comunale, però... Già si parla di centro di cultura, ma eh, eh, è grande, è piccolo? No, è grande. La casa di Mancini è abbastanza grande. Adesso si sta, eh, in, sta facendo un museo di, 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 su Mancini, di tutte lettere, di cose che trovano, uh -huh. che sono sparse un po' dovunque. Eh, e per l'occasione. Dell'anno 21. Tu l'hai visitato? Sì. Io, lì si è insediato il nuovo comitato per le celebrazioni di questo avvenimento e ovviamente c'è un comitato scientifico dove fa, di cui fanno parte politici di alto livello, giuristi e tutti i resti. Ma c'è a... anche un comitato? Di lì. questo comitato fai parte anche sì, tu? Sì. sì, Ma c'è anche una sottocommissione? Che cosa si propone questo comitato? Per il momento eh, quello, la sottocommissione. Alla, alla istruzione sta tentando in qualche modo di diffondere e di far conoscere la figura di Mancini nelle scuole della provincia di Avellino quindi, quindi si tengono convegni, si tengono seminari si parla partendo dalle scuole medie alle scuole superiori mm. perché la figura di Mancini per molti è un ignoto, dice chi è e che ne so allora. E invece Mancini è, è stata una figura Ovviamente, nell'anno 21, quando sarà festeggiato il bicentenario della morte, si accoppierà con De Santis. Eh, nella presentazione ufficiale nella conferenza stampa di Avellino, eh, Gargani, l'onorevole Gargani, anche, che era presente, ha anche annunciato una legge apposita per sostenere le spese e quindi in qualche modo vogliono fare le cose in grande. Pare che sia. Sicuramente, anzi, non pare sarà interessato il presidente della Repubblica e quindi si Gargani festeggerà. Ma ne ha inserito anche De Santis. Eh sì, perché De Santis è il suo compaesano morrese che compie anche lui 200 anni, 200 anni dalla nascita mm -hmm. eh, nel, 1910, nel 2017. Senti, ho fatto l'ultima domanda, ma la gente di questa baronia. Ecco. Eh, diciamo più la Baronia è consapevole di aver avuto un add... uomo di questa fatta, che solo chi è addetto ai lavori. Ma spesso, siccome nessuno è profeta in patria, proprio i suoi compaesani non credo che lo amino tutti. Mm. Secondo me, c'è stata anche in qualche modo la proposta di chiamare invece di Castel Baronia Castel Mancini. Eh, ci sono state quasi di opposizione netta, perché nei nostri paesi si immagina ancora il politico come quello che fa la piccola, il piccolo favore. È un po' difficile, ma credo che bisogna insistere, ecco con le nuove generazioni, che Mancini è un'idea, Mancini è una cosa diversa dal, dal politico che fa la fontanella. Mancini è, è, è un pilastro del, dell'Italia, il suo pensiero è, è stato sviluppato, ma credo che sia un pensiero che per la prima volta si è affacciato in una Italia che prima era disunita, poi diventa Italia unita e, e Mancini ha avuto, come dire, una funzione eccezionale per quanto riguarda questo fatto. Come del resto De Santis, ma De Santis ce l'ha, morra De Santis. Mancini ancora no. Beh, ti ringrazio per questa informazione che ci hai dato. Per quello che farete per riportare diciamo, in auge un pensiero di un giurista, di un politico che non ha fatto soltanto onore alla nostra terra, certo, ma che, come dicevi giustamente tu, costituisce un pilastro della cultura europea moderna, anche se sono passati 200 anni dalla sua attività. Ti ringrazio di nuovo, ringrazio il regista Francesco Lignite per la collaborazione tecnica, a voi tutti, buonasera.